Ciao, sono Claudio, sono appena arrivato da Shanghai dopo 6 mesi di stage con l'Internship Master Program di Fostar. Lo stage di Shanghai è stato estremamente interessante dal punto di vista professionale, estremamente interessante dal punto di vista mentale come apertura e come esperienza lavorativa. Dal punto di vista esperienza lavorativa, chiaramente è un altro mondo rispetto all'Italia, assolutamente diverso, anche se le cose da fare tendenzialmente sono le stesse. Però hai a che fare con altre teste, hai a che fare con della gente che ha un altro modo di lavorare, un altro modo di vedere il mondo. Dal punto di vista mentale è estremamente interessante perché la necessità di aprirsi mentalmente per sopravvivere, dal punto di vista lavorativo chiaramente, in una città cosmopolita come Shanghai, ti porta a dover eliminare parzialmente l'idea mentale, i nostri preconcetti mentali italici. Beh, il valore aggiunto direi che è tutto, non c'è un pezzo di una cosa più interessante o una cosa meno interessante, è tutto un valore aggiunto, è tutto un qualche cosa di meglio. D'altronde sei a 10.000 km da casa senza nessuno, se vogliamo essere proprio sinceri, meglio essere dipendenti e non avere nessuno che ti venga a dare una mano. Bisogna sopravvivere e cercare di capire come funziona questa città e come funziona questo paese. Il cinese medio è una persona che ha bisogno di essere impostata, ha bisogno di essere indirizzata. È una cosa che bisogna capire come gestire un certo genere di persone che non hanno la nostra stessa cultura. Cosmopolita, definitivamente, perché la città è fatta in una maniera tale per cui gente da tutto il mondo arriva e si ritrova in questo piccolo, piccolo. Una palestra, è una palestra per imparare qualunque cosa, per imparare come gestire rapporti umani con altra gente, come imparare a sopravvivere con una cinese in casa che non ha la minima idea di come si cucini e che non mandi a fuoco la casa, la cucina, storia della mia vita questa. Una palestra per imparare soprattutto come approcciare un altro modo, altre culture, altre maniere di ragionare. Cucina, la cucina. Shanghai ha tutte le cucine del pianeta. Ciola, ragazzi, venite a Shanghai, provate, fatevi un'esperienza e di sicuro imparate qualche cosa. Progetti per il futuro, vediamo, magari l'Asia è tuttora un mercato interessante, assolutamente bisogna muoversi da questo paese.